5 piante medicinali che potete coltivare in casa. 5 piante medicinali che potete coltivare in casa. Potete piantare la menta in qualsiasi periodo dell'anno. Ha bisogno di poscure, tine lontani glinsetti e dona alla casa una fragranza deliciosa. Non importa se vivete in un piccolo appartamento, vale sempre la pena coltivare in casa i propri alimenti curativi. Sono sufficienti qualfasso, costanza nel innaffiare le piante e uno spazio leggermente luminoso. Aloe vera, menta, camomilla. Ze saranno di grande aiuto e i vostri bambini adoreranno vederle crescere e scoprire le meraviglie sopra la natura. Piante medicinali che potete coltivare in casa godere del proprio orto casalingo di piante medicinali e grave quasi come de sporen di una piccola farmacia della quale usufruire in ogni momento. Un raffreddore, un mal di stomaco, una ferita che non si cicatrizza, un buio, un tonico rilassante. La natura è graven sagia e meravigliosa, un rimedio alla portata di tutti dalla quale si può apprendere giorno dopo giorno. Non sarebbe ottimo, quindi, avere a disposizione una piccola varietà di piante medicinali in casa? Certo. Invitiamo a prendere nota delle piante più comuni che potete coltivare facilmente in casa. Aloe vera, sabila, e l'aloe vera non richiede molte cure. Dovete lasciare i vasi sul balcone di casa in modo che la luce del sole arrivi in modo diretto ed innaffiare la pianta ogni tanto. Di solito è grave una pianta molto prolifica. Le sue fogli carnose si nutrono di acqua, enzimi ed aminoacidi in grado di rigenerare la pelle danneggiata. Un gel curativo che potreste estrarre facilmente tagliando nelle foglie. Ricordiamo che quando si coltiva in casa, è grave sempre meglio farlo in vasi di terracotta e non di plastica. Riempiteli con della terra normale con un 50 di torna e sul fondo, a modo di dreaggio, e grave bene met de reduidita di ghiaia. E grave essenziale che la pianta riserva sempre molta luce del sol diretta, così come in inferno e grave consigliabile proteggerla dal freddo. Menta ci riesce a resistere a un buio, un infuso di menta il pomeriggio? E grave è l'ideale per il mal di stomaco ed e grave un potente tonificante con effetti calmanti che potete unire insieme ad altri tipi di piante per preparare te et infusie. E grave un ottimo rimedio naturale che adorerete coltivare in vaso o nel giardino di casa, se ne avete uno. La menta e grave un ottimo condimento per dolci e piatti salati en. Ma come coltivarla? Molto semplice. Può essere piantata in qualsiasi periodo dell'anno e ha bisogno di poscure, inoltre, allontana le formiche, gli afidi e molti altri insetti. Procuratevi un vaso di terracotta, mettete in partie gauw all'intera e turba e la base di ghiaia che fungerà di adreaggio. La menta prevere se la semi-ombra, quindi non esponetela direttamente al sol.
salvia sapete qual e grave nil significato della parola salvia? Essere in buon salute. Per poter beneficiare di questa meraviglia o sapienza medicinale per eccellenza, dovete cercare una terapia tosto argilosa e por sempre un buon dragio alla base. La salvia ha bisogno di molto sol, per questo è l'ideale sarebbe mettere il vaso sul balcone di casa o in punto della stessa sempre illuminato. La salvia è grave una pianta eccezionale che possiamo utilizzare come condimento alimentare e anche come infuso. È grave rilassante, digestiva e l'ideale per ridurre infiammazioni o persino mal di testa. Cosa aspettate a mettere un vaso di salvia in casa? 4. Presemolo. Il presemolo è grave un potente disintossicante. Pulisce i nostri reni, elimina el alito cattivo, protegge il nostro sistema immunitario, connesse i nostri piatti e, inoltre, dispone di un ottimo livello di ferro. L'ideale sarebbe prendere ogni giorno un cucchiaino di questa meraviglia o sapienza che tutti noi dovremmo avere in casa. Tuttavia, come coltivarla? È grave molto facile. Il presemolo ha bisogno di almeno 5 ore al giorno di sol, dopodiché è grave possibile metterlo all'ombra. Avrete bisogno di un vaso con poca terra, un po' di terba e una base di ghiaia. L'unico inconveniente è grave che ha bisogno di molto tempo per crescere, perché non dovete dimenticare di innaffiare la pianta anche se sembra che i semi non germinino mai. E lo faranno. Impiegheranno qualche mese, però germineranno, e quanto ve lo faranno, quando il presemolo fiorirà, non potrete più farne a meno. Ricordate che il presemolo che coltiverete in casa avrà sempre un sapore migliore di quello dei supermercati e che potrete tagliarlo quando volete senza che perda le sue proprietà e conservarlo in frigorifero, allo stesso modo di quello che compriamo. 5. Camomilla. La camomilla è grave una pianta medicinale che tutti dovremmo avere in casa. Si aiuta a rilassarsi, a conciliare meglio il sonno, riduce l'ansia e regola i problemi cardiaci. Vale la pena, quindi, averla sempre a portata di mano per preparare un infuso ogni volta che ne abbiamo bisogno. Come coltivarla? Molto semplice, dovete piantarla sempre in estate, quando fa più caldo. È grave necessaria una parte di terra molto scura, con anotra di sabbia, in questo modo potrete drenare meglio l'acqua. Dopodiché, dovrete mettere il vaso in una zona della casa in cui si sia luce, ma in cui non sia eccessivamente esposto al sol, perlomeno non in modo diretto. Ricordate che per preparare l'infusi di camomilla, sono necessari i fiori, quindi dovrete aspettare che i petali siano completamente aperti prima di coglierli. Tuttavia, fate attenzione a non strappare il gambo, altrimenti non sboccheranno più.